Signor Ministro, onorevoli colleghi e onorevole collega, il tema delle violenze contro le donne, unitamente alla tutela e all'affermazione dei loro diritti, rappresenta una questione drammaticamente e dolorosamente ancora aperta e di difficile soluzione in tutto il mondo. Le cifre citate nel corso della discussione generale sono utili a capire che il fenomeno della violenza sessuale non è una peculiarità di uno o più paesi, ma deriva purtroppo da tradizioni ancestrali presenti e radicate ovunque, che per secoli hanno visto considerare la donna come un semplice oggetto in balia dell'uomo che poteva decidere persino della sua vita e della sua morte. Negli ultimi 30 anni c'è stata però una sorta di salto di qualità di questa violenza, che è divenuta al tempo stesso più crudele e più scientifica. L'emancipazione della donna, che negli ultimi 50 anni si è realizzata in larga parte del mondo, è stata accompagnata da contraddizioni non ancora risolte. La comunicazione, la televisione e soprattutto la pubblicità ha prodotto una sorta di inflazione del corpo femminile, utilizzato ovunque in maniera sempre più scoperta, ben oltre i limiti necessari. Per fare un esempio che ci riguarda da vicino, c'è stato un periodo nel quale due dei principali settimanali italiani, Panorama e L'Espresso, avevano sempre in copertina un'immagine femminile estremamente procace, nonostante il contenuto dei giornali fosse estremamente politico. Tutto questo, e non solo in Italia, ha prodotto anche a livello inconscio l'identificazione della donna con il suo corpo e ha fatto di questo corpo una sorta di oggetto. Personalmente resto convinta che il vero problema da affrontare seriamente e cercare finalmente di risolvere è quello di un'affermazione completa delle pari opportunità. Nel nostro Paese non mancano leggi in questo senso, perché i principi di uguaglianza tra uomo e donna sono ben presenti a tutti i livelli nel nostro ordinamento. Il vero problema rimane l'applicazione effettiva di questi principi nella vita concreta di tutti i giorni. L'Italia è purtroppo agli ultimi posti europei per quanto riguarda l'occupazione femminile. Le donne che lavorano poi devono fronteggiare disparità evidenti di carriera e di salario nei confronti dei colleghi uomini. Mancano, come ha ribadito un rapporto nel luglio scorso del CNEL, politiche di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura della famiglia. Mancano gli asili nido. In questo senso i risultati ottenuti fino ad oggi dal governo sono stati piuttosto carenti. È vero che sul fronte della violenza in questa legislatura qualche risultato è stato ottenuto, con l'introduzione del reato di stalking e con l'inasprimento delle pene relative ad alcuni reati sessuali, ma l'approccio e dunque i risultati sono stati comunque limitati, perché ancora una volta ci si è voluto limitare all'aspetto esclusivamente dell'ordine pubblico, della repressione, senza fare nulla, per esempio, per l'assistenza alle vittime, i cui fondi sono invece stati azzerati. Il bilancio del governo è ancora molto più negativo. Do atto al Ministro che il tema delle pari opportunità è colpevolmente considerato una sorta di cenerentola da tutti i governi, buono per convegni e dibattiti, molto meno quando si tratta di destinare finanziamenti. Ma allo stesso tempo è evidente che questo governo ha fatto meno degli altri. Come ho avuto modo di dire in discussione generale, in un dibattito come questo sarebbe ipocrita far finta di niente e girarsi dall'altra parte rispetto alle vicende che stanno riguardando il Presidente del Consiglio. Ed è forse per questo che la nostra mozione, signor Ministro, non è stata accettata? Non spetta a noi sindacare sugli aspetti giudiziari o privati della vicenda, ma è nostro dovere porci il problema di quali ripercussioni producono sull'immagine della donna determinati comportamenti divenuti di dominio pubblico. Qui non si tratta di sindacare su abitudini e comportamenti del signor Silvio Berlusconi, ma piuttosto di affrontare la questione di un Premier che nella sua qualità di Premier, ho quasi finito, ha più volte recato danno all'immagine della donna e rafforzato i maggior stereotipi propri delle mentalità più retrive. Prescindiamo pure dal caso Ruby e da tutto quello che vi gira intorno, perché la concezione pubblica che il Presidente del Consiglio ha delle donne lo ha dimostrato in diverse occasioni. Ho già esaurito i tempi, io credo che tutti quanti e anche tutte le donne italiane sappiano qual è la considerazione che ha il Presidente del Consiglio riguardo alle donne.